Salve a tutti, in questo tutorial vedremo come creare delle trasparenze, creare degli effetti vetro e cominciamo con due esempi. Innanzitutto vedete abbiamo qui una porta, naturalmente ho scontornato la parte centrale qui della porta e dobbiamo creare, per avere l'effetto del vetro, se mi avvicino un attimo così vediamo meglio, dobbiamo creare, vedete, prima di tutto una sfumatura che ci serve per creare il nostro sfondo. E dobbiamo poi inserire i nostri filtri, vedete, e creare i vari tipi di vetro, vedete, di questi tipi qua. Ogni effetto naturalmente corrisponde a un filtro differente. Poi naturalmente possiamo anche, vedete, inserire, se tolgo via in modo che si possa vedere, e vedete anche una decorazione o naturalmente quello che volete voi. L'altro esempio invece, questo vedete, è su uno sfondo praticamente creato da noi. Invece se dobbiamo creare, vedete, una lastra di vetro, questo è senz'altro la partenza per avere, vedete, un vetro normalissimo. Poi abbiamo vari esempi, ecco qua abbiamo gli stessi di prima, però vedete applicati a questa vetrata, diciamo così. Poi dopo vedete voi le varie possibilità di applicazione sulle vostre immagini. Cominciamo subito, adesso partiamo con l'immagine di base ed ecco qua, vedete, ho già creato una selezione, vedete, interna della porta, naturalmente l'ho salvato su un livello e riempito di bianco. A questo punto ho creato l'effetto, è uno stile di livello con sovrapposizione e sfumatura. Adesso andiamo a vedere come l'ho creata. Ecco qua, vedete, dovete scegliere sovrapposizione e sfumatura, clicco dentro, vedete, per farvi vedere, e qui potete creare quella che volete voi. Naturalmente avete a disposizione questo file con la sfumatura già creata, però vedete, dovete creare questo tipo, qui la posizione 0, in bianco, vedete, scegliete il colore bianco, poi a metà vedete 11, 10, 11, un colore un po' più grigio, e via di seguito, poi torniamo anche ancora un po' al bianco, non proprio bianco, alla posizione vedete 25, un po' meno bianco, un po' più grigio, un po' bianco, vedete sempre, e create la vostra sfumatura. Per selezionare, vedete, potete per aggiungere, cioè interruzione di colore, col tasto sinistro del mouse vi posizionate, cliccate col tasto sinistro, vedete, ne create una nuova. Poi scegliete il colore, adesso questo qui lo possiamo anche eliminare, vedete, da qui eliminiamo. Poi vedete se clicchiamo su un'interruzione colore possiamo muovere i triangolini e applicare la sfumatura più o meno netta tra i vari colori che noi, tra le varie interruzioni di colore. Una volta che abbiamo creato la nostra sfumatura, clicchiamo OK, poi andiamo in angolo e gli diamo anche un angolo, vedete. In questo caso ho scelto 128 e premiamo OK. Adesso su questo livello che teniamo come base, sempre base sfumatura, naturalmente duplichiamo il nostro livello per creare il nostro primo effetto di vetro e però andiamo a tasto destro del mouse e rasterizziamo il livello. Ora lo duplichiamo e cominciamo col nostro primo effetto. Allora andiamo in filtro, poi andiamo galleria filtri. Poi scegliamo, vedete, vetro, adesso qui posizioniamo bene così vediamo, ecco qua il nostro primo, e andiamo a scegliere come texture, vedete, andiamo a scegliere il primo cube. Poi mettiamo la distanza di 18, una sfumatura di 3, ridimensionamento, vedete, qui possiamo allargare oppure rimpicciolire i nostri cubi. Ora però per quanto riguarda questo tipo di effetto, vedete qui se volete posizionare bene i cubi, vi do un consiglio, adesso faccio annulla, poi vedete la nostra selezione premiamo, clicchiamo, anzi scusate, poi CTRL T, poi la trasformiamo, la rendiamo leggermente più grande, vedete, premendo i tasti maiuscolo e Alt, selezioniamo i triangolini così vedete diventa più grande sia a destra, a sinistra, che in alto o in basso, direi così, e poi premiamo invio. A questo punto adesso riclicchiamo ancora filtro, poi galleria filtri e torniamo ai nostri cubi. Ora guardate, rimaniamo sempre 18, sfumatura 3, e qui adesso scegliamo, ad esempio, diamo questa grandezza, vedete, sui 63-65.
e poi premiamo ok. A questo punto adesso andiamo CTRL T per trasformare, poi vedete adesso andiamo a rimpicciolire o allargare, vedete, e posizioniamo bene perfettamente i nostri cubi, vedete, all'interno della nostra selezione. Adesso sono anche leggermente, vedete, storti perché la selezione naturalmente non era perfetta, quindi adesso raddrizziamo un attimo anche, ecco qua, e premiamo invio. Vedete, per quanto riguarda questo effetto, vi consiglio di fare questo, cioè di ingrandire un po' la nostra selezione. Ora possiamo denominare questo livello effetto cubi. Ora, adesso togliamo via la visualizzazione di effetto cubi, poi naturalmente duplichiamo ancora il nostro livello base sfumatura e qui adesso andiamo a creare un altro filtro. E stavolta scegliamo sempre galleria filtri, sempre vetro invece di cubi, facciamo tela quadro. Andiamo sempre a vedere la nostra visualizzazione, poi lasciamo allora distorsione 18, sfumatura 3 e andiamo a vedere adesso ridimensionamento, no, lasciamo, vedete, facciamo la sfumatura però più bassa, o 1 o anche 2, proviamo con 2. Dimensionamento, qui non concludiamo niente, vedete, possiamo lasciarlo a 50 e possiamo premere ok. Ecco qua, vedete, un altro filtro, andiamo a vedere da vicino, che dà questo tipo di effetto sul vetro. Anche questo lo denominiamo e scriviamo effetto tela. Ok, adesso andiamo, nascondiamo. Poi duplichiamo sempre e questa volta andiamo sempre nel filtro, vedete, filtro, poi galleria filtri, sempre vetro, però questa volta scegliamo smerigliato, andiamo sempre qui a portare la nostra anteprima visibile e come impostazioni possiamo mettere, vediamo un po', qui possiamo mettere 6. E poi lasciamo 2, vediamo un po', portiamo a 100, lo scriviamo proprio direttamente, ecco qua, e premiamo ok. Ecco qui vedete un altro effetto, quindi abbiamo anche qui denominiamo, scriviamo effetto smerigliato, quindi abbiamo effetto cubi, l'effetto tela e l'effetto smerigliato. Vedete, la tela è un po' più grossolana, l'effetto smerigliato è un po' più fine. Ora creiamo l'ultimo, qui, quindi duplichiamo, andiamo sempre in filtro, galleria filtri e qui invece scegliamo l'ultimo, vedete, piccoli obiettivi. Adesso andiamo a vedere l'anteprima, ecco qua, e qui spostiamo, vediamo un po'. Andiamo, scriviamo 10 e qui possiamo lasciare 2. Forse però 10, andiamo un po' anche di più, vedete? Vediamo questo bel effetto. Sì, direi che 2 può andare. Andiamo, sì, qui vedete possiamo anche tenerlo bassa, lasciamo a 50 e come ridimensionamento e premiamo ok. Ecco, vedete, anche questo è un bellissimo effetto, sempre dato dai nostri filtri. E anche qui possiamo scrivere effetto lenti. Ed ecco qua, vedete, abbiamo praticamente creato tutti i nostri effetti da galleria filtri e con il vetro, i quattro effetti che ci dà a disposizione Photoshop. Adesso andiamo a vedere l'altro esempio invece dove creeremo una selezione rettangolare. E oltre a creare questi stessi effetti, ne creeremo degli altri con altri filtri. E quindi andiamo a prendere sempre la nostra base e qui il discorso è completamente differente. Vedete, dall'immagine di base ho duplicato il livello, quindi CTRL J per duplicare il livello, poi ho creato una selezione, quindi strumento selezione rettangolare,
Vedete, creiamo una selezione e poi su questo nuovo livello creiamo la maschera. Ecco qua, vedete che praticamente abbiamo il nostro pezzo dove applicheremo tutti i nostri filtri. Adesso tolgo via questo nuovo livello, perché naturalmente l'ho già creato. Poi, dove abbiamo creato la maschera, applichiamo questo tipo di effetto per creare, vedete, questo vetro normale. Poi naturalmente adesso aggiungo anche, vedete, questi due supporti, molto semplice anche questi da fare, e adesso andiamo a creare, vedere i nostri effetti per il nostro vetro normale. Quindi entriamo dentro lo stile livello, abbiamo smusso di effetto rilievo, supporto qua per vedere meglio, abbiamo smusso interno, tecnica rotonda, profondità 100, poi dimensione su, direzione su, scusate, dimensione 5, e qui come angolo ombreggiatura ho scelto meno 5. Poi abbiamo la traccia, una piccola traccia di un pixel, vedete, esterno, normale, bianco. Poi un bagliore interno, anche qui normale, opacità 15, disturbo 0, sempre bianco. Poi invece di centro, vedete, dovete scegliere bordo, riduci 2, dimensione 250, e premiamo ok. E ti dà questo tipo di effetto di vetro. Ora andiamo a vedere gli effetti che abbiamo creato nell'esempio precedente, non sono altri che rifatti qua su questo piccolo lastro. Vedete, abbiamo le lenti, stesse impostazioni, poi le andate a vedere, poi vedete smerigliato, poi tela e cubi. Questi sono gli effetti naturalmente del filtro vetro. Ora andiamo a vedere invece questi altri due o tre, vedete, che sono altri tipi di filtri. Andiamo quindi a prendere la nostra base e questa qui, vedete, sì. Poi adesso qui dobbiamo selezionare naturalmente la maschera, quindi premiamo il tasto Ctrl, clicchiamo, vedete, selezioniamo la maschera, poi andiamo in filtro, sempre galleria filtri, e questa volta, vedete, scegliamo in crespatura oceano, sempre in distorsione, però crespatura oceano. Adesso andiamo a vedere e possiamo scegliere, vedete, come dimensione crespatura 4 e ampiezza in crespatura 16. Premiamo ok. Ecco qui, vedete, anche questo è un effetto con un altro filtro, non sempre come abbiamo fatto prima con un vetro. Ora andiamo a vederne un altro. Partiamo sempre, vedete, dalla nostra base, poi naturalmente dobbiamo selezionare la maschera, però ci posizioniamo, vedete, sul riquadro del livello e andiamo in filtro, poi sfocatura, che è quello che poi abbiamo già visto prima, sfocatura con obiettivo, e qui adesso guardate, andiamo a vedere, allora, forma ottagono, possiamo scegliere questa, poi raggio 80, 0, 0 e 0, poi soglia 255, fattore 5, però stavolta scegliamo gaussiana, vedete, e monocromatico. Premiamo ok, e deselezioniamo, vedete che possiamo anche applicare i nostri filtri di sfocatura, creando questi effetti del vetro. Naturalmente abbiamo creato quello con l'ottagono, naturalmente possiamo creare anche l'altro, adesso torno indietro, andiamo sempre in filtro, poi sfocatura, sfocatura con obiettivo, ecco qua invece di ottagono scegliamo esagono, vedete, però uniforme, non monocromatico, e qui portiamo a 20, facciamo una cosa molto leggera, e qui fattore vediamo un po', magari a 3, ecco qua. E anche qui, vedete, adesso deselezioniamo, vedete c'è questa leggerissima sfocatura. Quindi avete capito che possiamo creare tanti effetti sia con i filtri, abbiamo visto con i filtri vetro, con altri filtri in crespatura oceano, e anche con naturalmente con la sfocatura. Un'altra cosa che mi ero scordato nell'esempio precedente, vedete, sono le decorazioni che potete creare con lo strumento di selezione rettangolare, delle semplici righine come queste, creando poi un effetto sovrapposizione, sfumatura, finitura lucida, e oppure anche con le forme personali, creando delle forme qui all'interno della nostra selezione.
Ma a questo punto non mi rimane che salutarvi, ci vediamo al prossimo tutorial. Arrivederci.